L'ospite che avremo su questo palco tra qualche istante, voglio dire, è il top del top. Ho voluto proprio partire tra tutti gli ospiti, ho detto partiamo alla grande. Ma come dire, partiamo veloce. Ma così veloce che più veloce non si può. Perché sto uomo qua ha fatto godere molti di noi. La mia generazione l'ho avuto come mito, io voglio dire le sue gare, le sue medaglie, le sue vittorie, i suoi record straordinari hanno fatto sognare tanti tra noi. È uno dei più grandi atleti di tutti i tempi ed uno dei più grandi atleti di tutti i tempi non perché ha un fisico pazzesco, questi giamaicani sono ben più dotati di lui, non solo in tutti i sensi, ma non più di lui qua dentro, perché i risultati che ho ottenuto sono stati assolutamente dovuti alla sua perseveranza, alla sua tenacia, insomma ce ne parlerà lui. Quindi non so se abbiamo anche un video per introdurlo, fatemi un cenno e fatemi sapere se c'è. Quindi immagini che tutti abbiamo visto che ci portano a sognare nuovamente. È con un enorme piacere che invito sul palco dell'Italia Leadership Event un mito, Pietro Mennea! Come stai? Allora, credo che ci portino due sgabellini, così ci sediamo qua. Perché io e te ci facciamo una chiacchierata. Pietro Mennea, signori, 19.72. Il record dei record. Lo so, ti ho portato una sorpresa, tu non lo sapevi, ma c'è un'altra grande campionessa lì, tua grande amica. Vieni, ci accomodiamo qua. Oh, aspetta che a te l'hanno alzato, a me. Vabbè, ma... No, di fianco allora, a te sto volentieri. Mi abbasso anch'io. Okay. Allora. Hai visto quanta gente che sembriamo Greggio e Iacchetti? Siete tanti. Ma che siete, fanno? Però bisogna essere sempre di più. Allora. Dai, aspetta che adesso. Guarda, qualche mese fa c'è stato l'incontro tra Usain Bolt e me. Allora, hanno fatto di tutto. Chi di voi l'ha visto sulla Gazzetta dello Sport, l'hanno fatto incontrare. E guarda, la conversazione è stata un po' atipica. Io gli ho parlato sempre così. E lui mi ha parlato sempre così. E lui ti guardava e diceva, sì. Come faceva sto qua a correre così veloce? E io gli ho detto, mazza, avessi avuto io il fisico di questo. Quanto avrei fatto? Altro che 19.72, cazzo. Senti, raccontacelo, com'è stato possibile allora? Com'è stato possibile che senza aver quel fisico lì hai ottenuto quei risultati lì? Io avevo, quando ho intrapreso questo viaggio, perché poi ogni stagione agonistica, ogni momento della vita di un individuo che fa queste scelte, è come un viaggio. Allora tu quando intraprendi il viaggio devi porti degli obiettivi. Io quando mi trasferii a Formia avevo deciso, devo provare a fare il campione, a diventare campione dell'atletica, a non fare scelte sbagliate per quanto riguarda la mia persona e poi prendere un titolo universitario. E la strada l'avevo capito subito. Io mi allenavo 5-6 ore al giorno, mi allenavo per 350 giorni l'anno. L'ho fatta questa vita per quasi 20 anni e non mi sono mai strappato muscolarmente, non ho mai saltato un evento importante, sono stato sempre presente negli eventi che contano, ho vinto di più spesso, perso raramente, però guardando un po' dietro alla carriera sportiva, se potessi tornare indietro, invece di 5-6 ore al giorno mi allenerei 8 ore al giorno e anche di più, perché quello è il segreto. La superficialità non porta da nessuna parte. Chi lavora prima o poi porta a casa qualcosa, raccoglie qualcosa. Tu pensa che quello che poi è diventato il mio allenatore, Vittori,
la prima volta che mi vide in una gara ad Ascoli Piceno, mi vide magrolino, io pesavo 68 kg, disse, che ci devo fare con questo? Questo deve mangiare bistecca, disse. Come dire, non si può tirare fuori. Io invece lì, capì, mica mi sono scoraggiato. Tornai a Barletta, mi allenai. Io mi allenavo di nascosto a Vittore. Quando non c'era lui, io mi andavo a allenare. Il segreto è quello là. Non c'è altri segreti. Qualsiasi cosa uno deve fare nella vita, se non lavori, raccogli niente. Senti, quindi la perseveranza e la forza di volontà sono state sicuramente la tua forza. Passione, passione, cuore, amare, credere in quello che fai e una voglia matta di migliorare. Come di migliorare. Chi non ha questa voglia di migliorarsi fa poca strada. E ho questa voglia di migliorarmi e quindi farlo con la strada che noi conoscevamo. Senti, e quando tu hai iniziato? Avevi in testa di diventare un così grande campione? Quando è che hai iniziato a ragionare in quell'ottica? Io vidi una gara in televisione, la vincere Tom Smith le Olimpiadi del 68, era un sogno, un giorno provare a diventare come lui. Ci ho messo 11 anni, 3.000, non so quanti giorni sono, sulla stessa pista vado a battere il record di Tom Smith, quella pista dove lui aveva vinto le Olimpiadi, un record che poi è durato quasi 17 anni, ancora record Europa, che ancora oggi è record Europa. 1972. Adesso su questo numero la RAI ci fa un film adesso, Ah, sì? A gennaio esce. E non sei sicuro, cioè bisogna porsi degli obiettivi, dei traguardi da raggiungere. Io volevo vincere i giochi olimpici, fare un record del mondo e inseguire questi risultati. Io ho avuto la forza di provarci sempre, mai mollare, perché ho fatto 5 olimpiadi. Fare 5 olimpiadi, vincere una medaglia d'oro e 2 di bronzo, significa quando non riesci nell'obiettivo poi devi riprovare per 4 anni, sono tanti. E ci ho riprovato in queste, sono riuscito a Mosca, ma a Mosca io non è che stavo in condizioni, io venni eliminato nei 100 metri e poi ho avuto a disposizione 2 giorni per cambiare da una situazione negativa in una situazione positiva. Quelle 48 ore sono i 2 giorni di cui vado più orgoglioso della mia carriera. Perché è difficile, è difficile quando non sei in condizioni, non ci sei, cambiare, no? Allora lì devi fare affidamento sulla massima concentrazione, su quelle che sono le tue qualità, su quelle che sono le tue possibilità, ed hai poco tempo a disposizione. Ecco, quando ci sono dei problemi, questo è un suggerimento, risolverli all'inizio, non farli diventare grandi, perché risolvendo il problema all'inizio è facile che poi tu... Io ero lì, io... Se non avessi vinto lì i giochi olimpici, sicuramente poi ho fatto altre 2 olimpiadi, non avrei più vinto. E per cui, ecco, fui capace di capovolgere questa situazione negativa in una situazione positiva. E allora, diciamo, ecco, poi, cioè, ti ho detto, sono quelle 48 ore di cui vado più orgoglioso. Qual era la cosa che più spesso ti dicevi in quelle 48 ore? Se fossimo entrati nella tua testa, cosa avremmo sentito più spesso dirti? Che non potevo chiudere la carriera senza l'ultimo tassello che mancava al cerchio che io avevo deciso di completare. Allora, quel cerchio lì, mancando un anello, sarebbe stato un cerchio incompleto. E quindi venne fuori una gara che ancora oggi...
sa di incredibile, perché c'è stata una rimonta che vedendola ancora oggi io non so come ho fatto, poi mi sono accorto di avere forse sottovalutato, di avere delle qualità che nemmeno io avevo ben individuato. Fa sorridere che lui dica che non si era accorto delle qualità che aveva, no. Fa abbastanza sorridere. No. Sì. Quella è quella famosa dove hai fatto il rimontone? Sì, quella rimonta lì. Che poi è una gara che viene presa ad esempio da organismi, organizzazioni, società, per far vedere come si rimonta da una posizione di svantaggio a una posizione poi da diventare, no, alla fine primo e quindi leader della gara. Senti, qual è stato il momento più difficile della tua carriera e qual è stato il momento invece più bello? Che ricordi? Allora, momenti difficili. La vita non è tutto lineare, cioè i problemi devono esserci, i fallimenti devono esserci. Attenzione, mai considerare un fallimento come tale. Il fallimento va considerato come esperienza, perché anche una cosa negativa ti può portare dei risultati positivi. Io ho fallito un'Olimpiade nel 76, arrivai quarto e dovevo vincere in quelle Olimpiadi, perché poi l'ho dimostrato. E io da quella sconfitta, da quel fallimento, da quella esperienza sono ripartito per costruire i 4 anni più belli della mia carriera agonistica. Forse se avessi vinto in quella circostanza non avrei vinto i 2 titoli europei a Praga, non avrei stabilito i 12 record a Città del Messico, da cui il record del mondo, non avrei vinto ancora quell'Olimpiade così come è stata vinta. Quindi attenzione, nel viaggio che noi facciamo, di qualsiasi genere, il fallimento ci deve essere, perché il fallimento aiuta a far crescere l'individuo, aiuta a far crescere la persona. Guarda, io non ho mai, cioè la base principale della mia, quella voglia di migliorarsi. Se non hai voglia di migliorare, fai poco assai. Io anche oggi, che c'ho una certa età, c'ho una voglia di migliorarmi, di apprendere, di sapere, di conoscere, e diventa, no? È lo stimolo per poter andare, no? A fare qualcosa di importante. Per esempio, una fondazione molto importante, io che presiedo, abbiamo ricevuto il premio Don Pino Pugliesi per l'attività che facciamo in favore dei bambini. È una cosa importantissima. È difficile che una fondazione riceva il premio Don Pino Pugliesi. E per superstizione non ve lo dico, mi conferiranno un altro premio molto importante nei prossimi giorni, sempre per questa attività che facciamo. Per cui, ecco, la corsa. Io non ho mai smesso di correre, mai. Adesso corro in altre cose, no? Io mi sono impegnato e mi impegno che la vita è come una pista a 8 corsie, no? La vita è una pista a 8 corsie. 7 corsie noi lasciamo, come decidono gli altri, che vada. Una corsia ce la devono lasciare libera. Ce la devono lasciare libera. Dobbiamo lottare perché una corsia sia libera. E allora, chi sale in quella corsia e chi lavora, chi ha meriti, chi ha voglia di fare, chi ha voglia di migliorarsi, chi ha voglia di apprendere, chi ha voglia di camminare gambe, con le proprie gambe, con la propria testa. E allora noi dobbiamo far in modo che quella corsia sia libera per queste possibilità. Volevo chiedere, nella corsa della rimonta, che cosa pensava prima di partire
E cosa ha pensato nel mentre, quando vedeva gli altri che stavano leggermente avanti? Che cosa, qual è stata la molla che è scattata in lei e che cosa pensava in quei momenti? Allora, io quando ho stabilito il record del mondo nei 200, ero diventato quello che è oggi Usain Bolt, quindi l'uomo più veloce del mondo. Ma poi, vedendo il mio fisico, non ci credevano molti. E quel giorno, dopo qualche mese, eravamo in California, mi hanno presentato a Cassius Clay, Muhammad Ali. Dice, Muhammad, ti presentiamo l'uomo più veloce del mondo. Quello mi guarda e mi fa, ma tu sei bianco. Io ho detto, sì, ma dentro so più nero di te. Si è messo a ridere. Quando fai questi percorsi, io credo che questi sportivi o anche nella vita, quando insegui qualcosa, anche nell'attività lavorativa, devi essere affamato. Io ho una fama ancora adesso, devi essere affamato. Che se ci fosse la pasta di Sorrento. No, eh? Affamato adesso. Non ci pensi un attimo. E lì in quella circostanza era tanto arrabbiato e affamato che è andata bene. Io ho pensato lì perché mi avevano in primo momento detto che mi avevano assegnato la quarta corsia, poi mi ritrovo in ottava. Chi vince una semifinale alle Olimpiadi non può mai avere le corsie estreme, deve avere per forza una corsia centrale. E invece mi ritrovai in ottava, qualcuno fece la combinazione lì. E allora a metà, all'uscita della curva, mi sono detto che lì dovevo reagire e provare a ribaltare quel risultato negativo. Lì qualcuno ha sbagliato. Io ho dato il meglio di me stesso in quel momento. Lì sbagliò anche l'altro, perché partì con arroganza, partì con presunzione e perse quella gara. Quindi io dico arrabbiato, bisogna essere arrabbiati, affamati ed essere razionali, non foolish, come dice l'amico che non c'è più. Diamo laggiù in fondo. Diamo in quella zona.